Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Tragedia nella tarda serata di ieri vicino alla stazione di Albizzate. Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso dal treno. Vediamo il servizio di Luca Spriano con le immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Tragedia sui binari ad Albizzate. Un ragazzo di 16 anni, ne avrebbe compiuti 17 a fine ottobre, ha perso la vita nella tarda serata di ieri, dopo essere stato travolto da un treno. Il tragico incidente è avvenuto vicino alla stazione di Albizzate in direzione Varese, pochi minuti dopo le 23:30 di ieri. Il treno era quello in partenza da Treviglio e diretto a Varese. L'impatto è avvenuto circa 200 metri prima della stazione di Albizzate. Secondo una prima ricostruzione, il macchinista avrebbe visto il ragazzo che camminava sui binari, ha attivato il freno di emergenza per evitare di travolgerlo, ma non è bastato. È intervenuta la polizia ferroviaria, sono arrivati a supporto anche i carabinieri, sul posto i vigili del fuoco che hanno operato per ore. La circolazione è rimasta sospesa durante la notte. La vittima, classe 2005, era di origini marocchine ed era domiciliato a Castronno. Lacrime e commozione oggi pomeriggio nella Basilica di San Vittore ai funerali di Bruno Arena, il comico varesino scomparso mercoledì. Il suo nome è legato a doppio filo al duo dei Fichi d'India insieme a Max Cavallari e sentiamo il ricordo proprio dell'amico e collega nel servizio di Alessandro Perrone di Agenzia Blitz. Adesso sarà sua festeggiare con i grandi nella sua arena, perché lui è Bruno Arena, con Tognazzi, con Nello, con Daini, con tutti i grandi, e sarà curando. Intanto già dei copioni, poi lo raggiungo. Tu rimani un fico unico oggi. Sì, un fico, ma sempre in due, perché nella valigia c'è sempre lui, le sue parrucche e le sue cose, quindi la luna, metà, no? Lui su, io sono giù, e prima o poi ci rincontriamo. Andiamo ora a Parabiago, dove la polizia locale ha individuato due ladri di biciclette. Si tratta di due minorenni che sono entrati nel deposito allestito per le biciclette dei pendolari a pochi passi dalla stazione ferroviaria per rubare una ruota anteriore, due manopole del manubrio e un marsupio portaoggetti da una bicicletta. La coppia è stata individuata e identificata grazie alle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti hanno poi convocato in caserma i genitori e informato il pubblico ministero di turno e la Procura dei minori di Milano. Più sicurezza su autobus e treni anche grazie all'impegno di Regione Lombardia. Il punto è stato fatto questa mattina a Varese a Villa Recalcati. Vediamo il servizio con le immagini di Agenzia Blitz. Più sicurezza alle stazioni ferroviarie e sugli autobus. Firmato a Varese un protocollo d'intesa tra Prefettura, Regione Lombardia, RFI, Ferrovie Nord, Trenord, l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino Como, Lecco e Varese. Questa mattina a Villa Recalcati la sottoscrizione, alla quale hanno aderito anche i comuni di Varese, Bustarsizio, Gallarate, Saronno e altri 20 nella provincia. Altri ancora se ne potranno aggiungere, perché, come ha sottolineato il prefetto Salvatore Pasquariello, il protocollo è aperto e tutti i comuni possono aderire anche in corsa. L'obiettivo è quello di affiancare alla polizia ferroviaria, che già opera in particolare nelle stazioni e sui treni, anche la presenza della polizia locale in prossimità delle stazioni e sugli autobus di linea. Una presenza maggiore che aumenta la sicurezza reale, ma anche quella percepita dai viaggiatori, che a volte, soprattutto nelle ore serali, si sentono poco sicuri, ha detto il prefetto. Questo lavoro è iniziato mesi fa su segnalazione di alcune criticità e riconosce alla polizia locale l'importanza che merita, permettendo agli agenti di esprimere al massimo le loro potenzialità e metterle al servizio della comunità. La sicurezza dei passeggeri è la nostra priorità, ha sottolineato l'assessore regionale Romano La Russa. 3 giorni di protesta contro la decisione di SEA di chiudere la mensa interaziendale all'interno dell'aeroporto. L'annuncio arriva dalla CGIL Varese. Come ormai tutti i lavoratori di Malpensa sanno, si legge in una nota, SEA ha deciso unilateralmente per la chiusura della mensa del Terminal 1. Come CGIL Varese giudichiamo questa decisione grave e profondamente sbagliata. Per questo motivo, da lunedì a mercoledì dalle 11 alle 13 sarà organizzato un presidio davanti all'aeroporto. Nel mirino ci sono anche le procedure di licenziamento aperte dall'azienda che gestisce il servizio nei confronti dei lavoratori impiegati proprio nella mensa. E oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato in Valganna per un incontro con gli amministratori locali. Vediamo il servizio con le immagini di Agenzia Blitz.
Presidente, un impegno di Regione Lombardia anche per la Renterna Piambello e Valli del Verbano. Sì, è il progetto che stiamo portando avanti in 14 aree interne nelle quali cioè esistono dei deficit di servizi, esistono dei deficit infrastrutturali e sono investimenti che faremo per cercare di eliminare gradualmente questi gap per fare in modo che tutto il nostro territorio possa avere le stesse opportunità, le stesse possibilità di sviluppare i propri talenti. Qui sono zone poi oltretutto particolarmente belle, particolarmente con una propensione a poter sviluppare ulteriormente il turismo, ma sono anche zone nelle quali si sono realizzate importanti iniziative anche imprenditoriali come quelle che ho visitato questa mattina. Con l'aumento dell'inflazione e delle bollette, più di un italiano su due taglia la spesa nel carrello a causa appunto della crescita record dei prezzi, con un effetto valanga sull'intera filiera agroalimentare. A lanciare l'allarme il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione della manifestazione di protesta dei giovani agricoltori nel Parco Sempione, all'apertura del villaggio dei contadini nel Castello Sforzesco di Milano. Un settore in forte crisi, dunque, che pesa per quasi un quarto del PIL nazionale e coinvolge 4 milioni di lavoratori, 70.000 industrie alimentari, oltre 330.000 realtà della ristorazione e 230.000 punti vendita al dettaglio. E infine lo sport, basket, la pallacanestro varese è pronta al debutto in campionato. Vediamo il servizio realizzato da Giuseppe Sciascia con immagini di Angelo Puricelli. Giancarlo Ferrero, l'emozione per la prima Masnago, per te sarà l'ottava prima Masnago, la prima di una lunga serie di Davide contro Golia per la piccola ma dinamica Varese. C'è grande emozione, c'è grande voglia, oggi parlavo anche con i miei compagni, no? Dopo un mese e mezzo di allenamenti, no? Di amichevoli, di test, però c'è voglia di giocare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico, in casa nostra. E quindi abbiamo voglia di fare questo test importante contro una squadra, una corazzata, no? Una squadra molto forte, l'abbiamo già vista adesso giocarsi punto a punto con la Virtus Bologna la Supercoppa, quindi abbiamo voglia di iniziare, speriamo ci sia tanta gente domenica, abbiamo bisogno di quello, io sono innamorato del palazzetto pieno come ben sapete, quindi speriamo ci sia un bel ambiente e abbiamo grande voglia di iniziare. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani alle 19, una buona serata!